Conte Mattarella incontri al collo, Colle, scontro su Savona, il neo presidente quest'oggi al Quirinale senza la lista, il nodo su Paolo Savona scatena la rabbia di Salvini. Intesa russo-francese, Putin e Macron contro Trump, area d'alleanza quest'oggi all'incontro a San Pietroburgo sul gas, maggiore competitività della Russia. Questo è il messaggio diretto all'Europa. Mostro del Circeo, fra le vittime una ragazza friulana. I riferimenti emersi dal fascicolo esaminato dalla procura di Belluno sono tali da far ritenere la vittima essere Rossella Corazzin, la 17enne scomparsa il 21 agosto 1975. Indiscrezione Prandelli, incertezza Lardo. Mentre prepotenti sono le indiscrezioni sul futuro della panchina bianconera, la APU GSA fa le opportune valutazioni a termine del progetto triennale con coach Lardo. Ben ritrovati con l'informazione di Udinews TV nell'appuntamento della notte con tutte le notizie che arrivano sia dal territorio ma anche dal mondo, e apriamo questa edizione di venerdì 25 maggio con le notizie che arrivano da Roma. Parliamo quindi del governo, quest'oggi l'incontro al Quirinale tra il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte che non ha presentato al Capo dello Stato la lista dei ministri e non ha sciolto la riserva, ma ha fatto solo il punto della situazione. Resta il nodo su Paolo Savona, sono davvero arrabbiato. Queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini, mentre Di Maio, interpellato a riguardo, sottolinea come questo sia un argomento di discussione fra Presidente della Repubblica e Conte. Sul punto lascia intendere, c'è molta compattezza, ci capiamo al volo. Paolo Savona, che è intervistato dai giornalisti, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Ora bisognerà aspettare il ritorno del Premier incaricato al Quirinale per capire come si scioglierà la tensione tra Colle e partiti di maggioranza sul rebus della composizione di governo. Passiamo ora a uno sguardo sul mondo con la nuova alleanza fra Macron e Putin contro Trump. L'incontro avvenuto fra Putin e il presidente francese a San Pietroburgo, che riscrive le regole del gioco fra Russia ed Europa al tempo delle sanzioni. Le parole chiave sono cooperazione e sovranità, perché la Russia è inseparabile dall'Europa. Alla plenaria del Forum Economico di San Pietroburgo si è assistito infatti a un'inedita intesa russo-francese anti Trump. Macron ha però ribadito che USA e Unione Europea sono alleati, ma sui punti più spinosi, sul mantenimento dell'accordo sul nucleare iraniano e sulla dannosità delle sanzioni extraterritoriali imposte dagli USA, il presidente francese e il suo omologo russo concordano. Si è parlato inoltre del delicato tema del gas. L'Unione Europea, ha detto oggi Putin, se vuole restare competitiva, deve acquistare gas russo che costa il 30% in meno di quello liquefatto. Ed ora un terribile caso di cronaca, la scomparsa di una ragazza friulana 43 anni fa, la vicenda dell'allora 17enne Rossella Corazzin, sparita il 21 agosto 1975 nei boschi del Cadore, corrisponde ai riferimenti emersi dalla lettura delle dichiarazioni di uno dei mostri del Circeo, Angelo Izzo. Sulle altre violenze del gruppo rese ai PM di Roma è giunta il procuratore di Belluno Paolo Luca, che poi ha trasmesso il relativo fascicolo a Perugia. Poche le parole vaghe alla vicenda di queste ragazze, ma riferimenti su data della scomparsa e luogo dell'uccisione fanno ritenere che si tratti effettivamente di lei. La ragazza, allontanatosi da sola, fu dunque seguita dalla banda dei criminali romani in vacanza in Cadore e poi sequestrata e portata sul lago Trasimeno. Lì sarebbe stata violentata dal branco e uccisa. Tutti sappiamo la brutalità riservata alle vittime di quei mostri, tuttavia se le parole di Izzo fossero vere sarebbe anche la parola fine ad una ricerca che non si è mai interrotta. Queste sono state le parole dei parenti di Rossella Corazzin, che non si arresero mai alla speranza di ritrovare viva un giorno la figlia, tant'è che la madre fece perfino ricorso contro la dichiarazione di morte presunta. Torniamo ora a Udine con la giunta, che si sono infatti conclusi i giochi dopo 10 giorni di trattativa. È pronta la giunta Fontanini, identità civica con Michelini avrà il ruolo di vice sindaco e a Forza Italia la presidenza del consiglio comunale. Ritorna l'avvocato Olivotto, una donna in quota Salmè. Proprio in queste ore Pietro Fontanini, neosindaco di Udine, sta presentando ai consiglieri eletti della coalizione di centrodestra la sua nuova giunta comunale.
a 10 giorni di distanza dalla vittoria al ballottaggio. Alla fine, dopo riunioni, vertici, fughe in avanti e smentite, l'esecutivo che amministrerà la città per i prossimi 5 anni è pronto. La carica di vice sindaco andrà a Loris Michelini, di Identità Civica, mentre gli assessori in quota Lega saranno Maurizio Franz, con delega al commercio, turismo e grandi eventi, Francesca Laudicina, al bilancio e patrimonio, Elisa Asia Battaglia, all'istruzione e all'abbattimento delle barriere architettoniche, Alessandro Ciani, alle politiche giovanili ed edilizia privata. Per Forza Italia entreranno in squadra Giovanni Barillari alla sanità e rapporti con l'università, Fabrizio Cigolotta alla cultura e alle politiche comunitarie, Paolo Pizzocaro, per autonomia responsabile, si occuperà di sport e urbanistica. Silvana Olivotto, già candidata a Palazzo d'Aronco nel 1993 contro Enzo Barazza e poi sindaco di Grado, è stata indicata in quota Fratelli d'Italia e si occuperà di personale, contenziosi e ambiente. Quindi new entry Daniela Perissutti, sarà espressione delle civiche di Salmè sindaco e Io amo Udine. A lei le deleghe al decentramento e all'ascolto della cittadinanza. Presidente del Consiglio Comunale, che ricordiamo è stato convocato per lunedì 28 alle ore 18, è stato indicato Enrico Berti di Forza Italia. Fontanini terrà per sé le deleghe all'identità e alle minoranze linguistiche, mentre distribuirà 4 deleghe ad altrettanti consiglieri comunali: la sicurezza, la protezione civile, il benessere animale, la famiglia e le scuole paritarie. Evasione milionaria e quasi 300 lavoratori irregolari a Lignano Sabbiadoro. Un'impresa di pulizie è finita nel mirino della Guardia di Finanza. Contestazioni che riguardano oltre 3 milioni di maggiori ricavi e stipendi in nero per oltre 1 milione. Vediamo. Nel mirino delle fiamme gialle è finita questa volta un'impresa che fornisce servizi di pulizie presso le numerose strutture ricettive e turistiche sia della località balneare friulana che di altre zone d'Italia. Le contestazioni formulate al termine della verifica riguardano oltre 3.700.000 euro di maggiori ricavi, 1.400.000 euro di IVA evasa e 135.000 euro di IRAP evasa. Su stipendi in nero, per oltre 1 milione di euro corrisposti a circa 300 lavoratori, sono state contestate ritenute fiscali non operate e non versate per 248.000 euro. La ricostruzione dei finanzieri dell'Ispettorato al Lavoro, effettuata sui dati acquisiti alla verifica, ha permesso di accertare l'irregolare impiego di 272 lavoratori occupati al minimo sindacale, ma con compensi fuori busta di gran lunga superiori a quelli certificati, e ancora 19 dipendenti impiegati attraverso un fittizio distacco di manodopera attuato da un'altra azienda consociata, 3 lavoratori totalmente in nero. Da quanto emerso, tutti i dipendenti regolarmente assunti avevano un contratto per sole 2 ore lavorative e una busta paga di poco più di 200 euro. Ma in realtà, hanno messo in luce le fiamme gialle, venivano avviati o accompagnati già alle prime luci dell'alba presso i vari hotel, gli appartamenti, le case vacanza, per eseguire le pulizie o il cambio delle telerie letto, e per il lavoro svolto, anche di 10 ore giornaliere, ricevevano un fuori busta di circa 1.200 euro. L'azione ha infine permesso di accertare anche l'evasione dei contributi previdenziali e assistenziali per 444.000 euro. E ora tutti i fatti di cronaca del giorno nel servizio di Francesca Santoro. 21 cuccioli di bulldog francese e maltesi, stipati in una gabbietta e una scatola di cartone privi di acqua e alimenti, sono stati scoperti nel bagagliaio di un Alfa Romeo Sport Wagon dalla polizia stradale di Amaro. L'auto, in arrivo dall'Austria, con 2 fratelli campani di 35 e 36 anni a bordo, è stata fermata alla barriera autostradale di Ugovizza. I cuccioli, privi di microchip, libretto sanitario e passaporto canino, di circa 60 giorni di vita, in discrete condizioni di salute, sono stati sequestrati. Stavano tornando dalla loro casa delle vacanze in Borgo di Stella di Tarcento quando hanno rischiato di cadere in un burrone. Una brutta avventura per marito e moglie, entrambi ottantenni, lui di Tarcento e lei di Gemona. Dopo poche curve, l'uomo ha perso il controllo della macchina per un malore, andando a sbattere contro una protezione di metallo a bordo carreggiata. La donna ha riportato un trauma al torace e ha battuto con violenza la testa contro il cristallo anteriore della vettura. Il marito è rimasto ferito in maniera lieve. Il medico rianimatore è stato calato dall'elisoccorso sul luogo dell'incidente con il varicello. L'anziana è stata trasportata poi con l'autolettiga fino a Valle e condotta a Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni.
La polizia di Udine ha eseguito due ordini di carcerazione nei confronti di uno sloveno di 35 anni e un romeno di 33, ricercati in ambito internazionale per scontare due condanne in Italia per traffico di droga e reati predatori. Il primo, rintracciato in Croazia, è stato condannato al termine di un'indagine su un sodalizio dedito al traffico di droghe sintetiche ed eroina, provenienti dall'area balcanica e vendute nelle province di Udine e Gorizia. Il secondo, bloccato in Romania, era stato condannato per un furto di attrezzature elettriche del valore di 14.000 euro da un'azienda di Latisana. Un furto del valore complessivo di 9.000 euro è stato messo a segno in un'abitazione di Corno di Rosazzo, sede di un'azienda agricola. I ladri sono entrati da una finestra dimenticata aperta e hanno rubato contanti per 5.000 euro, oro e orologi per 4.000. Parte dei valori erano contenuti in una cassaforte che i ladri hanno forzato, utilizzando degli attrezzi agricoli trovati nelle vicinanze della casa. Il soccorso alpino è dovuto intervenire lungo la vecchia strada della Valcellina per salvare un camoscio rimasto bloccato su una cengia a strapiombo sul lago di Ravedis. Sul posto una squadra della centrale di Pordenone e del distaccamento di Maniago. Una squadra SAF alpina ha raggiunto l'animale dall'alto, mentre una del soccorso acquatico si è avvicinata dall'acqua con un gommone e un palo telescopico per il recupero di animali. Incolume, il camoscio è stato successivamente liberato nel bosco. Il pick-up di CSI sbarca a Udine. Presentato il Forensic Fullback, il veicolo professionale per la polizia scientifica che guarda al futuro. Unisce professionalità, rigore scientifico e innovazione tecnologica e sarà determinante per l'individuazione e raccolta delle fonti di prova. Un mezzo all'avanguardia, un mezzo che nasce per dare la possibilità agli operatori della polizia scientifica di avere tutte le apparecchiature, tutte le dotazioni tecnologicamente più avanzate. Nasce con la collaborazione con Fiat Professional, nuove tecnologie, non solo, nuovi equipaggiamenti, nuove dotazioni, dal gazebo per coprire la scena del crimine e operare direttamente, al contenitore frigorifero per garantire la catena di custodia dei reperti di natura biologica, lampade forensi, apparecchiatura che ci consente attraverso il sistema Mercurio di poter contattare, di poter dare la possibilità di verificare tutti i dati nei nostri database, quindi delle forze di polizia, tecnologia LTE che consente attraverso un collegamento diretto di registrare dall'inizio tutta la scena del crimine e l'operazione svolta a livelli e con standard internazionali, registrarle e trasmetterle alla centrale operativa della Polizia Scientifica. Questo è il prototipo, quello che vedete alle mie spalle, sarà operativo nel giro di pochi mesi, entro la stagione estiva, 15 mezzi dati in dotazione a tutti i gabinetti interregionali e regionali, questo per coprire l'intero territorio nazionale. Beh, ci aspettiamo un incremento nella fase iniziale delle indagini di professionalità. Sappiamo benissimo che la scena all'inizio è di difficilissima interpretazione e sapere che queste difficoltà possono essere di gran lunga ridotte o addirittura azzerate da questo tipo di strumentazione mi tranquillizza come procuratore della Repubblica. Ed è iniziata questa mattina l'esercitazione di protezione civile Sinergie, una prova di gestione dell'emergenza terremoto che coinvolgerà il centro di Pordenone per tutto il weekend. Un fine settimana in mano ai volontari della Protezione Civile. Ha preso il via questa mattina a Pordenone Sinergie, un'esercitazione con simulazione di terremoto. Questa iniziativa prepara la città ad affrontare un'emergenza e le fasi immediatamente successive, che sono anche le più critiche. Il sipario si è alzato con l'evacuazione delle scuole e il lavoro dei volontari, che hanno allestito una tendopoli nei giardini dell'Istituto Gabelli e una mostra statica e dinamica in piazza 20 Settembre. Domani saranno messe in sicurezza le opere d'arte del Museo Civico ed evacuata la casa di riposo. La simulazione prevede anche il pernottamento nelle tende, con la partecipazione attiva dei cittadini e dei rappresentanti delle istituzioni. Un'esercitazione, quella di questo fine settimana a Pordenone, fondamentale per il territorio. Si chiama Sinergie proprio perché l'insieme e il coordinato lavoro dei volontari con i vigili del fuoco, i soccorritori e tutti gli attori presenti che possono cercare di essere presenti quando sono chiamati in causa durante un allerta terremoto, bisogna fare un lavoro di squadra coordinato, che è quello che è successo questa mattina per esempio all'Istituto Gabelli dopo l'allarme terremoto arrivato dalla direzione di Palmanova, per l'esercitazione che parte da oggi e terminerà domenica. Ci sono 250 volontari impegnati
anche da diversi gruppi comunali, ovviamente il gruppo di comunale di Pordenone è quello più numeroso, ma ci sono anche vari collaboratori da altre parti, anche dall'Umbria, dall'Abruzzo, per dare una mano a questa importante esercitazione che vedrà coinvolta anche l'evacuazione della casa di riposo nella giornata di domani. Ci sarà un intervento per il recupero delle opere d'arte all'interno dei musei cittadini e terminerà con l'esercitazione per il recupero disperso in acqua grazie all'opera del Comando dei Vigili del Fuoco. Fare il punto sulla situazione e sulle possibilità future della filiera della pioppocultura. Questo il senso del convegno andato in scena oggi alla Fantoni di Osoppo. La pioppicoltura ha assunto un ruolo importante come fonte di materia prima strategica per i fabbisogni dell'industria del legno, della carta e dell'energia rinnovabile. La regione Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, firmatari di un accordo interregionale insieme ad altri attori istituzionali ed economici, hanno concordato sulla necessità di sostenere e incentivare la filiera della pioppicoltura sostenibile per aumentare le positive ricadute economiche, produttive e ambientali sul territorio. Le azioni da perseguire riguardano in particolare l'incremento delle superfici destinate a pioppicoltura, promuovendone l'utilizzo del legname, il sostegno all'innovazione e alla ricerca, al fine di ridurre l'importazione di materie prime legnose. Il legno a livello europeo sta diventando una materia prima sempre più scarsa, i suoi prezzi stanno velocemente crescendo. E la trascuratezza, diciamo, di una visione che ha lasciato ridurre fortemente gli ettari coltivati a pioppo vede oggi ripresentarsi un'opportunità di reddito importante per tutti. Il pioppo può avere anche una seconda vita, qual è? Può avere una seconda vita come combustibile energetico. Stiamo parlando dei sottoprodotti della coltura del pioppo, che però presentano una serie di vantaggi, primo fra tutto il fatto di provenire da una filiera locale, quindi richiedono poco trasporto, ed anche una certezza della tracciabilità dell'origine di questa biomassa. In futuro ci sarà un altro tema da affrontare, ossia quello di rimettere mano ad un importante patrimonio, quello dei boschi presenti anche nella nostra regione, da salvaguardare per evitare di perdere occasioni di lavoro certo e il rischio idrogeologico. Scongiurato il rischio chiusura per la casa di riposo comunale di Gemona. Ad assicurare che la struttura continuerà a funzionare è stato il vicepresidente della regione Riccardi, che ha incontrato il sindaco Revelant. La casa di riposo comunale di Gemona continuerà a operare. Ad assicurarlo è stato il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, che insieme all'assessore alle finanze Barbara Zilli ha incontrato il sindaco Revelant per fare il punto sui termini posti dal sistema di accreditamento per il processo di riclassificazione della struttura, che attualmente accoglie 68 ospiti. In merito alla preoccupazione manifestata dal sindaco sui tempi stretti per ottemperare ad alcune prescrizioni che l'azienda sanitaria gli ha indicato, ho rassicurato l'amministrazione comunale, gli ospiti e i familiari della casa di riposo. Il rischio emergenza è scongiurato, ha assicurato Riccardi. Peraltro la soluzione prospettata dalla Regione potrà essere adottata anche da altre strutture in analoga situazione. La riunione è stata anche l'occasione per parlare degli interventi di adeguamento e delle relative coperture. La Regione pubblicherà proprio nei prossimi giorni i bandi per finanziare interventi di adeguamento agli standard di legge sia delle strutture per anziani che di quelle per disabili. Il tema degli accreditamenti ora è sempre più vivo per le nostre strutture, quindi parliamo sia della casa anziana, la residenza, sia il centro per il CRSE, per dove trovano collocazione i disabili. È evidente che in entrambe le situazioni c'è la necessità di dare delle risposte immediate, sia sotto il profilo strutturale, sia quello dei servizi. È evidente che serviranno anche delle risorse, ma abbiamo avuto rassicurazioni anche in questo campo, che insomma ci sono di prossima emanazione anche dei bandi, e quindi ci faremo trovare pronti per riuscire ad ottemperare tutte le necessità. Nella situazione politica attuale la Costituzione è a rischio. A sostenerlo Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale ed ex ministro alla Giustizia, ha spiegato perché a Cividale in occasione della presentazione del suo libro Elogio della Costituzione. Perché ha ritenuto di fare un elogio alla Costituzione? Perché mi sembrava giustificato, prima di tutto per gratitudine. Ho lavorato 9 anni alla Corte Costituzionale come giudice,
ho imparato qualcosa dalla Costituzione, ho visto quanto ha dato al Paese in questi 70 anni e siccome mi pare che la Costituzione sia osteggiata, adesso la crisi di governo e le polemiche sulla portata e sui limiti della Costituzione mi fanno pensare che c'è bisogno di parlare della Costituzione, di conoscerla, perché in troppi non la conosciamo, si è preteso di riscriverla senza leggerla, senza rileggerla. Lei ha fatto riferimento alla situazione politica attuale, cosa ne pensa di queste vicissitudini per riuscire ad avere un governo? Stiamo vivendo un periodo problematico nel quale, senza che ce ne rendiamo conto, si sta mettendo in discussione la Costituzione e alcuni suoi elementi fondamentali. Penso al ruolo, alla responsabilità del Presidente della Repubblica, che non può essere solo un notaio. Penso al ruolo e alla responsabilità del Presidente del Consiglio, che non può essere solo un fattorino, un Pony Express. Penso ai problemi legati, ad esempio, all'applicazione dell'articolo 27, le pene che non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, o all'articolo 11, le cessioni di sovranità, come quelle che abbiamo fatto all'Europa, che sono coperte da previsione costituzionale, e credo che bisogna ripensare un momento ai precedenti da cui veniamo e a ciò che la Costituzione ci ha dato prima o di cambiarla o di dimenticarla e di trascurarne l'applicazione. Ed ora spazio alla cultura, perché è tutto pronto per la quinta edizione della Notte dei Lettori. 60 appuntamenti in due giorni sparsi tra le 14 stazioni letterarie. Protagonista tra gli altri Enrico Brizzi, Luigi Locascio, Jack Hirschman, Loredana Lipperini e le luci della centrale elettrica. Venerdì 8 giugno e sabato 9 giugno la Udine sarà chiusa al traffico, si potrà vivere 14 stazioni che vedranno un'animazione legata alla promozione del libro, alla lettura, ospiti di livello nazionale, ne cito alcuni: Luigi Locascio, Enrico Brizzi, Loredana Lipperini, Jack Hirschman, le luci della centrale elettrica. Saranno solo alcuni ospiti che arriveranno a Udine a raccontarci i libri che hanno rivoluzionato il mondo e la loro vita. E Giardini del Torso è una stazione dedicata tutta ai più piccoli per la prima volta, quindi uno spazio insomma veramente importante per la letteratura per i più piccoli. La notte in teatro, il teatro per la mostre, verrà abitato dalle 21:30 con Luigi Locascio fino all'alba. Ci saranno tutta una serie di eventi, per la prima volta appunto la notte dei lettori sarà veramente una notte letteralmente. Ci sarà un convegno all'inizio il venerdì mattina che coinvolgerà tantissimi operatori del settore, le iscrizioni sono aperte e quindi è un appuntamento di riflessione importante sul rapporto tra la letteratura e i mezzi di comunicazione e poi oltre 60 eventi in cui la filosofia è sempre quella, cioè il lettore diventa protagonista, il lettore sale sul palcoscenico, racconta i libri che lo hanno cambiato, scambia idee e consigli con altri lettori. E passiamo ora allo sport. Quest'oggi festeggiamenti in Casa Bianconera, infatti il 77esimo compleanno del patron Giampaolo Pozzo, e noi abbiamo voluto festeggiarlo con il prossimo servizio. Vediamo. Tanti auguri Giampaolo Pozzo. Come ogni 25 maggio che si rispetti, a Udine e in casa udinese non è di certo un giorno come gli altri, perché non si festeggia solo l'imprenditore e il patron, ma soprattutto l'uomo e il tifoso, come lui stesso ama definirsi, il primo tifoso bianconero. E questo è certo più che mai, come testimonia un amore lungo oltre 30 anni, tra momenti esaltanti e altri a volte non così positivi, ma sempre connotati da un'immensa passione per portare Udine sui palcoscenici calcistici più alti, con la solita ambizione di chi vuole celebrare al meglio la città e il proprio territorio con un'eccellenza made in FVG di cui vantarsi. E allora auguri patron non soltanto per il compleanno, ma per un altro obiettivo centrato, quel 24esimo anno consecutivo in Serie A, che sarà il prossimo, ottenuto con tanta fatica nel finale di stagione, anche con un pochino di timore, ma strappato con la voglia di chi vuole costruire qualcosa di entusiasmante, come fatto per lo stadio, fiore all'occhiello di una gestione oculata, a tratti perfetta. Ogni tanto qualche mezzo passo falso ci sta, ma l'importante è l'obiettivo e la voglia di ricominciare sempre e comunque. Sono soprattutto felice perché abbiamo superato dopo 24 anni un momento difficile che non avevamo previsto,
e non mi sarei immaginato di venire qui a festeggiare con voi questo incontro in una serie inferiore. Quindi... Ed è un'altra candelina spenta e ora inizia il countdown per la prossima stagione per poter ricevere magari, perché no, un altro regalo ancor più bello l'anno prossimo da quel campo verde, passione incontrastata di una vita intera. E allora ancora una volta, buon compleanno, patron. E allora tanti auguri al nostro presidente da ben 32 anni. Non è stato l'unico a festeggiare quest'oggi, perché a festeggiare è stata anche la PGSA. Questa sera infatti cena di squadra per concludere tutti insieme la stagione. Ovviamente noi c'eravamo e ai nostri microfoni si è fermato a parlare il general manager Davide Michalic, che ha parlato in particolare del futuro della panchina del coach Lino Lardo. Vediamo un po'. Partito il tuo nome per il nuovo coach, perché comunque, ne parlavamo anche fuori onda, è il ciclo di Leonardo si è esaurito. Ma sai, è fisiologico, sono professionisti, ognuno, ogni allenatore che fa questo lavoro sa che poi mica bisogna litigare o andarsi a quel paese o non ottenere risultati per cambiare. Io credo che sia fisiologico, ce l'hanno proposti un progetto triennale, questo progetto l'abbiamo portato a termine, adesso magari c'è anche voglia di provare qualcosa di diverso, di alzare l'asticella, che non vuol dire fare meglio o peggio, di cambiare, però non è ancora, cioè la cosa non è ancora ufficiale o definita, dobbiamo incontrare il coach, sederci, verificare le aspettative reciproche, verificare quelli che sono gli stimoli reciproci, però dato che non ci sono diritti palle è evidente che insomma... che l'intenzione è quella di provare a fare qualcosa di nuovo. Un'ultima velocissima e poi torniamo in studio, si ripartirà anche da comunque un buon gruppo che si è sì. creato adesso per continuare a viaggiare verso il gioco. Che sia Lardo o chi per lui, io credo che sia doveroso, l'ho sempre fatto da quando gestisco questa società, confrontarmi con l'allenatore e ovviamente col presidente per capire quelle che sono le intenzioni. Che il presidente detta la linea, poi col coach si verifica se è meglio Giovan Pietro o Michalic. Poi si prende, no? Chiaro che la lista della spesa c'è. Io ho scoutizzato già una decina di americani, fenomenali, pazzesco, mi diverto come un matto a vederli. Poi però siamo tanti italiani, la nostra è una piazza ambita, quindi le idee sono piuttosto chiare, aspettiamo però di sciogliere le riserve sul coach e poi partiamo. E passiamo ora dal basket al rally, perché sold out per la Vergenis Sella Chianzuttan, 280 i piloti che sfrecceranno con i propri bolidi in questa 49esima edizione della tanto attesa gara. È finalmente giunto il weekend della Vergenis Sella Chianzuttan e che l'attesa per l'evento fosse spasmodica confermata dal sold out di iscritti raggiunto per questa 49esima edizione. Sono infatti 280 i concorrenti pronti ad affrontare le rampe della storica cronoscalata a bordo di bolidi di diversa cilindrata ed epoca. Numerosi nomi di spicco nelle varie categorie, su tutti quello dell'attore Ettore Bassi, che riscopre la passione per i motori dopo 3 anni di assenza e che gareggerà per i colori della Osella Honda. Favorito per la vittoria assoluta, il sardo 7 volte campione italiano della classe 3000 Omar Magliona, ma attenzione anche a Christian Merli, vincitore del 2017, e a Domenico Cubeda, che l'anno scorso conquistò il 3° gradino del podio. Non mancheranno inoltre i piloti stranieri e tanti altri protagonisti nei gruppi Gran Turismo, Supercar e Classic Car. Le danze si sono aperte oggi pomeriggio con le verifiche sportive e tecniche. Entreranno nel vivo domattina con le prove ufficiali e al pomeriggio con la prima gara delle auto storiche, anticipata di un giorno rispetto al programma iniziale proprio per l'elevato numero di iscrizioni. Chiusura col botto domenica con le gare 1 e 2 di tutte le restanti categorie. E per concludere vi ricordo l'appuntamento di domani con la sfida importantissima per la permanenza nella massima serie giovanile della primavera della formazione bianconera di Mister Giacomini, che incontrerà nella gara dei playout il Verona alle ore 15. Trasmetteremo la diretta qui sui nostri canali, quindi mi raccomando non mancate. Io vi ringrazio per averci seguito in questa edizione del TG Notte e vi auguro una buona notte.